C'era una volta il Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo, un sovrano che non se ne stava chiuso nel suo palazzo. Leopoldo andava in giro, viaggiava e osservava, e grazie alla sua lungimiranza la Toscana abolì la pena di morte più di 200 anni fa. Ma non siamo qui per parlare del passato, siamo qui per qualcosa che sta succedendo adesso e che preferisce pensare al futuro. Dai tempi di Leopoldo le cose sono cambiate, gli anni sono passati e dal 2010 a guidare la Toscana c'è Enrico Rossi. Anche lui, come il vecchio Granduca, non se ne sta fermo un momento e ha deciso di farsi un viaggio lungo tutta la Toscana esplorando luoghi, città, paesaggi, problemi ed eccellenze di una terra il cui tempo sembra essersi fermato e perso nell'arte degli anni passati, ma che per i toscani non si è fermato affatto. Che cosa è cambiato da quegli anni d'oro ad oggi? Come sono cambiate le città d'arte, i borghi antichi e i toscani stessi? Non risparmiata dalla crisi, la Toscana non è rimasta a guardare, si è rimboccata le maniche e con la creatività, l'ingegno e la grande passione dei toscani ha iniziato a risalire. Enrico Rossi ha deciso così di documentare la sua avventura in un libro, raccontando storie di toscani, operai, agricoltori e imprenditori, donne e uomini che ogni giorno contribuiscono a costruire la ricchezza e la fortuna di questa terra. Una terra di semplicità e misura alla portata di tutti. Una Toscana vissuta e conosciuta attraverso consigli, storie, aneddoti e numeri, in una guida turistica non convenzionale nata sul campo dopo anni di lavoro come amministratore e messa insieme dopo un viaggio d'inchiesta durato molti giorni e tanti chilometri. Luci ed ombre di un presente di paura e di speranza. 26 tappe del viaggio in Toscana di Enrico Rossi, un presidente innamorato della sua terra.